si va. Finalmente, signori, potete vedere la mia barra piena di chat aperte, perché io sono una persona socievole. Si parte. Stiamo partendo con questo match Protoss contro Terran. Mi sono spento perché stavo scrivendo in chat, ma ci sono ancora Dulight contro It, Decima Esports contro Decima Esports, Protoss contro Terran. Due giocatori che si equivalgono probabilmente nella skill troviamo in blu. In basso il giocatore, come già detto, per la Decima Esports, colui che in vuole oro e che qui è in bronzo, pronto e carico di rabbia. Vorrebbe riportarsi avanti, vorrebbe riguadagnare quello che ha perso con lo switch di espansione. Troviamo 8. Dall'altro lato la giocatrice che ci ha sempre dimostrato di avere la possibilità di fare tanto, di avere la possibilità di vincere i match, di avere la possibilità di crescere per il team Decima Esports, Dulight. Vedremo cosa accadrà in questo match, dove Dulight sta andando a prendere il primo depot, viene messo in una posizione abbastanza solita il pilone e va subito allo scout. Non sarà una Forge Fast X per via della posizione del pilone. Va a scoutare la location sbagliata, non troverà la base della giocatrice Terran che sta finendo il depot. Dopo metterà la Rax a terra e vedremo anche in quale opening deciderà di fare. Arriva il gate da parte di 8, che smette di produrre sonde. 8 non sta producendo sonde. La ricorda adesso Dulight dall'altro lato, non ha mai fermato la produzione di SCB. Viene fatta la Rax, non è stato preso ancora il gas, viene preso adesso. 13 gas per la giocatrice Terran, doppio gas da parte di 8. Quindi vedremo quale sarà la tech di 8. Intanto arriva lo scout da parte di Dulight, che va a trovare la base dell'avversario e torna indietro. Torna indietro Dulight, dice vabbè, io ho visto dove sei, chi se ne è. Poi cambia di nuovo idea e infatti va a scoutare il gate, va a scoutare il pilone, va a scoutare tutto. C'è una proprio qui ferma, arriva il Cybernetic Core, tantissima energia bancata nel Nexus. Viene tirato adesso un Photon Overcharge sul... un Chrono Boost sulle sonde. Dall'altro lato c'è una probe che attacca il depot, dice tu devi morire, io sono piccola ma faccio male. Queste sono le parole della sonda che continua ad attaccare questo povero depot, e nel frattempo l'SCP continua a riparare. Arriva il primo marine, la probe non sa da fare, la probe scappa, forse si salverà sicuramente questa probe, vedremo per quanto tempo. Questo marine arrabbiato la inseguirà per molto poco, torna a casa Lessi. Cioè l'SCV che era andato a scoutare la base del giocatore Protoss, che sta bancando tanto Chronobus, tanta energia per i Chronobus. Vedremo se la tira sul Warp Gate. Potrebbe essere di tutto, insomma. Ha preso due gas. Vedremo. Tutta questa energia bancata è stranissima. Viene tirato adesso sulle sonde, mentre dall'altro lato Dulight continua a fare Marine. Ha messo a terra anche una Factory, sta prendendo gas da due estrattori. Continua a produrre SCB e vedremo cosa accadrà, insomma, ragazzi. Questi sono i momenti pilone. Che voglia fare un Blink Stalker. Il giocatore Protoss. Che prende tantissimo... No, Proxy Oracolo. Proxy Oracolo per il giocatore Protoss. Dall'altro lato la giocatrice Terran mette a terra una Factory, spazio porto, due Factory addirittura, una con modulo tecnologico. Il reattore continua a produrre Marine, ma non c'è niente per difendersi dagli oracoli. Arrivano addirittura due Stargate. Doppio Stargate, full di energia il Nexus. Viene tirato un Chronobus sulle sonde, arrivano altri due, un altro gate. Servirebbe almeno un altro. Sta finendo la ricerca dei portali, che non è stata per niente cronobustata. Torna a casa questa sonda, che verrà intercettata dal Marine Move, che si sta portando verso qualcosa il Move, però quindi non attacca la sonda. Arriva il primo oracolo, arriva anche il secondo appena finirà questo Stargate, credo a momenti.
viene cronobustato l'oracolo, non arriva il secondo, arriva adesso, mentre c'è uno stalker che difende la rampa della main, viene fatto un altro gate, no, il gate è quello di prima, quindi sempre due gate per il giocatore Protoss che parte con l'oracolo. Vedremo quanti danni riuscirà a fare, in quanto non ci sono torri, né quantomeno l'officina. Forse aspetta l'amico. Tirato uno scan sulla base di 8, la mancanza di un pilone potrebbe incuriosire Dolight. Vedremo. Intanto l'oracolo comincia ad attaccare, si porta a casa un SCV, non vi è alcun tipo di reazione da parte della giocatrice Terran, che forse non se ne è addirittura nemmeno accorta. Manda un marine, vede il secondo oracolo, il primo ormai è già in linea mineraria, comincia a fare stragi di SCV, comincia a fare stragi di SCV, guardate come cadono tutti questi SCV. Strage, Obitos. 15 lavoratori killati. Mamma mia, la tristezza. Vengono mandati in seconda, dove dovrebbero esserci alcuni, dove non c'è nemmeno il centro di comando. Ci sono dei marine, non hanno energia, questi oracoli vanno portati in salvo. L'antico vaso andava portato in salvo, alla fine ce l'abbiamo fatta, dicono gli oracoli. La partita sembra volgere a favore del giocatore Protoss, che però ha bancato veramente tanto. Tantissimi minerali bancati da parte di 8, che continua il suo viaggio con queste, con questi due oracoli, che si divertono. Tornano in base, viene fatta una seconda espansione da parte del giocatore Protoss, che mette a terra altri 5 gate e la forgia, mentre la giocatrice Ternan ha fatto una Banshee. L'avevo vista la Banshee, giuro che l'avevo vista, infatti è qui. Viene scoutata dagli oracoli la Banshee, quindi probabilmente non farà tanti danni quanto desiderava la giocatrice. Vi è il clock, ma non ci sono cannoni per difendere, sta finendo la forgia. Torna indietro con la Banshee. No, cosa sta a fare? Zigzag con la Banshee, che si sta portando verso la seconda base del giocatore Protoss. Con tutta la calma di questo mondo viene fatto un tank, vengono fatti due marine, vengono fatte tante unità da parte di Dolight, che non ha praticamente SCV, ne ha 11. L'income di Dolight è veramente basso, 300 contro i 600 di 8. Parte subito la Banshee, dovrebbero esserci i cannoni, infatti sta per essere buildato il cannone. Questo è un pilone, non te la prendere con i poveri piloni, non te la prendere con i poveri piloni. Light no. Arrivato ormai il cannone in prima, la Banshee non farà danno alla linea mineraria. Viene fatto un altro pilone per evitare il supply block dal giocatore Protoss, che si trova a 43 su 60. 43 anche il supply di Dolight, che lo ha principalmente in armi. Trova la posizione dei due Stargate. Non stavo seguendo questo ingaggio. Forse si porta a casa anche i due oracoli. Quantomeno si porterà a casa questo Stargate. Comincia adesso l'attacco di Dolight con questi 4 marine verso gli Stargate. Nel kill a uno, sta per killare anche il secondo. Nel frattempo in base ha una manciata di marine e una Viking e anche un tank, giusto per abbondare. Finito il clock, decide di tornare, di andare in main dell'avversario, va a killare la prima probe, la seconda, la terza. Cominciano i danni da parte di Light, ne ha già killate 4-5. Anche se questa Banshee non potrà sfuggire alla morsa degli Stalker, va a perdere la Banshee facendo esattamente 6 kill con essa. Intanto i Marine continuano a picchiare questo Stargate, che poveretto è inerme, non può fare nulla. Cadrà anche il pilone e questi due oracoli si portano di nuovo in posizione d'attacco. Portano di nuovo in posizione. Intanto il vostro Nick continua a premere comandi a caso. Si portano in posizione di avanzata, scoutano il tank, scoutano i tre marine, decidono di tornare, di fare il giro largo per arrivare in main dell'avversario, dove troverà 7 SCP più i 6 al gas. Potrà fare di nuovo strage in quanto non ci sono torrette per difendere e altri free SCP. Altri free SCP, ormai non c'è nulla per minare da parte della giocatrice Terran, che ha veramente tante unità ma non ha nessun tipo di economia. Anche se il Protoss ormai l'hai guagliata facendo solo Stalker. Mass Stalker da parte del giocatore Protoss, che si sta portando veramente avanti. La vedo difficile per la giocatrice, la vedo difficile per la nostra Dolight, per gli amici Duli. Anche se c'è i tank per difendersi, vedremo.
quanto non vi è manco il blink per gli stalker. Il Protoss sta minando da due basi, mentre la giocatrice Terran no, anche se l'incom si eguaglia a causa dei mule. Sembra ben difesa Dwight. Vedremo. Arriva anche un War Prism per fare un probabile Arras. Arriva il Twilight Council per il blink. E le unità si portano avanti. Arrivano alla Naga e adesso si portano verso la base dell'avversario. Il War Prism è ormai terminato. Non credo abbia lo speed. Non ha lo speed infatti e continua a ammassare roba. Il giocatore Protoss, questo War Prism è diretto direttamente in main dell'avversario per andare a warpare dei zeloti per fare un Arras, continuando a dare fastidio all'economia di Light, che ormai conta veramente pochissimi SCP, ne conta 15 contro i 35 di 8, che non fa multitasking in quanto l'armi è ferma alla Naga. Decide solo di droppare degli zeloti. Vedremo in quanto tempo reagirà la giocatrice Terran, che forse vede. Sì, lo vede il War Prism. Lo vede, anche se non se ne è accorta. Si mette in assetto, pronto a warpare questo War Prism, anche se non lo fa. Arrivano adesso gli Stalker e gli Zealot, cioè l'armi principale del giocatore Protoss, verso la main dell'avversario. Questi tre zeloti andranno a fare Arras sulla linea mineraria, mentre l'ingaggio principale avverrà su questa rampa, dove ci sono tantissimi tank e tantissimi marine, quindi non credo ci siano problemi. Vengono visti questi Zealot da quel... da quell'SCP. Intanto viene killato uno stalker e torna indietro. Dwight forse non se ne è accorta. Sì, se ne è accorta. Infatti non prende tutta l'armi, prende solo i marine. Forse è il momento giusto per il giocatore Protoss per colpire forte. Dwight ora torna giù. Dwight ora torna giù. Vai con le Viking sul War Prism e torna giù. Non lo fa. 8 potrebbe attaccare. 8 potrebbe attaccare. Non è arrivato lo blink, ma il blink, ma era il change. Va a controllare la posizione di una possibile terza, che non trova. Intanto questo War Prism a 4 Zealot sembra essere spaventato. Infatti si torna in base. Torna in base 8 con tutto il suo esercito. Quindi ci sarà da attendere per un ingaggio serio. Arriva anche il primo colosso, scusatemi se non l'ho visto prima, senza le Thermal Lance. Comunque sì, arriva il più 2 in attacco. Arriva un'altra robo, quindi due robo da parte del giocatore Protoss, che sta ricercando il 2 in armor e il 2 in attacco. Anche se Dwight ha deciso di partire al chasing, potrebbe cadere il mothership. Cade il mothership. Cade il mothership. Il chasing di Dwight non è abbastanza forte per fare danni effettivi all'avversario. Ci proverà comunque, soprattutto perché adesso hanno addirittura il charge, i zeloti. Anche se ci sono le Viking per killare il colosso. Deve migrare Dwight. Dwight non migra. Dwight non migra. Va a perdere tutta l'armi Dwight. Quest'armi è destinata a cadere. Guardate come cade il tank. Guardate come stanno cadendo questi marine. Intanto il vostro Nick continua a impasticciare con i comandi. Come al solito cadono tutti i marine. Ne sono rimasti due. Perché queste cose strane accadono? Questi due marine riescono addirittura a sparare qualche colpo. Ci sono 1500 tank a difesa della main di Dwight. Non so se saranno abbastanza. Servirebbero dei Marauder alla giocatrice Terran, che sta cercando di recuperare quello che ha perso in macro, forse anche riuscendoci. Arriva una terza base da parte di 8. Arriva un altro colosso in main. Potrebbe partire da un momento all'altro. Ha rifatto il Mothership Core. Sta facendo dei fotocannon in difesa più o meno ovunque. Il Templar Archives. Mentre dall'altro lato arriva anche per Dwight una terza base. Quanto i minerali in main stanno scarseggiando, anche se comunque non ha minato. E anche in seconda stanno tendendo, si stanno portando verso la fine. Arriva un proxy pylon per warpare le unità in posizione offensiva. I giocatori non stanno bancando tantissimo, il che mi aggrada, perché comunque bancare è la cosa più sbagliata. Però noto che un po' di difficoltà ci sono. Il War Prism è messo di nuovo in posizione offensiva e Dwight non se ne accorge. Ci sono esattamente 4 racks in produzione. Potrebbe esserci un altro Arras di War Prism e multitasking con l'armi principale. Non vi è la Storm, perché deve ancora terminare la ricerca. 8 si porta avanti con uno stalker per andare a scoutare una possibile terza da parte della giocatrice Terran, che sembra essere veramente in difficoltà.
lato l'SCB partono. Parte una Viking, una Medivac. Che viene abbassata la Viking. Cade questo Stalker, anche se adesso potrebbe essere preso dalla maggior parte dell'army in posizione scoperta. Infatti si avanza l'Armitos, avanza l'Armitos. Però sembra cadere l'Armitos, sembra cadere, cade un colosso. I tank continuano a sparare, viene praticamente chiusa a panino il giocatore Protoss, viene chiuso a panino, infatti perde quasi tutta la sua army senza tirare nemmeno una Storm. Cadono questi HT, anche se i Marine non basteranno, questi Marine non bastano al Chasing, non doveva cesare, non doveva andare a caccia di kill la giocatrice che piazza il tank, continua a fare danni, è scoperta adesso. Adesso è scoperta, se warpa altre unità il giocatore Protoss dovrebbe riuscire a portarsi a casa questa vittoria con l'Egg Templar che gestisce il tutto, comanda i suoi compagni, arriva un altro colosso, arriva anche un immortale. Situazione veramente impossibile per la giocatrice che sta addirittura ammassando SCP vicino al CC, momento veramente impossibile per Dulight che va a fare uno scan sull'armi dell'avversario e dal GG. 8 si porta sull'1-0 e quindi vince questo best of 1.